certo proemio, diceria, sermone, filostoccola o prologo che sia, e ve lo volevo recitare, ma non me lo ricordo più. Ad ogni modo voi vedete il Campidoglio, il Portico d'Ottavia, l'Insula Tiberina, San Pietro, la Piazza, la Guardia, la Luna, la Fonte, Santa Caterina e l'Osteria dell'Orso. E riconoscete che l'è Roma dal Coliseo, dalla Ritorno. E che siate certissimi che dentro vi si farà una commedia. Come credete voi che detta commedia abbia nome? Ha per nome La Cortigiana. Ed è per padre Toscana e per madre di Bergamo. E non vi maravigliate se la non su per sonetti lascivi, unti ed equi di cristalli, un quanquo, quince, quindi e simili coglionerie. In questa composizione, che è buona a far ridere il pianto, c'è da una parte Messer Marco di Coe da Siena, studiante in Libris, venuto a Roma per acconciarsi per cardinale con qualche papa. E dall'altra parte c'è Messer Parabolano, divenuto ricco più per i capricci della fortuna che non per i suoi meriti, il quale si strugge, si tormenta di amore per Livia, moglie di Messer Muzio. E mentre vedrete rappresentate queste cose, vedrete una particella di costumi cortigiani, di donne tomini, e se dovesse vedere due commedie in una medesima scena, nascere e morire, non vi spaventate, perché monna commedia cortigiana, per essere ella più contraffatta che la chimera, più spiacevole che il fastidio, più costumata che l'onestà, più suave che l'armonia, più iraconda che la colera, più gioconda che la letizia e più faceta che la buffoneria, e a dire il vero molto più temeraria che non sia la presunzione. E se sei volte per ser matto uscissi di scena, non vi corrucciate, perché Roma è libera e le catene che tengono legati i molini non terrebbero mai questi pazzi stregoni, scusate, volevo dire istrioni. Quindi abbiate pazienza, gentile pubblico, se alcuno parlassi forti commedia, perché a Roma si vive in un'altra maniera che non si viveva ad Atene. Cacava! Voglio dire che se non l'avessi vista con questi miei occhi non avrei mai creduto che la fossi più bella di Siena. O non ve dicevo io che Roma era un poco più bella e più grande che Siena? E voi dicevate di no. A Siena c'è lo studio dei dottori, Fonte Branda, Fonte Bescia, e la piazza, il palio, i carri. A Siena si fanno i marzapani, i cuccoli a centinaia. E ci vuol bene l'imperatore e tutto il mondo. Che fiorentini! E tu dicevi il vero, tu dicevi! A Siena non ci sono gli uomini sì ben vestiti a cavallo con il famiglio! Oh, che magnificenza! State cheto, uno picchio favella! Pappagallo volesti dire, che ti venga il grosso! Io dico picchio e non pappagallo! Io dico pappagallo e non picchio! Io non mostro una penna all'orefice ottonario, mi ha detto che era di pappagallo! Padrone, voi non conoscete gli uccelli! Io li conosco a tuo dispetto. Non mi adiate. E voglio essere stimato, credute o obbedito. Ma io vi stimo, più che un ducato. Vi obbedisco da servitore e credo come un messer Marco. E io ti perdono e basta. Cercate voi il padrone? Messer sì. A nome messer Marco De Core. Ah, a proposito, io vi domando se voi volete stare a padrone. La notte di Befana fece 22 anni. Lascia parlare con il manicordo. Lasciami favellare. E tu sei un tristo e parli innanzi a me. Che siete voi venuti a fare qui in Roma? Per vedere il Baron Carlo e il Giubileo. Tu metti per la gola. Io ci sono venuto per addobbarmi per papa con qualche imperatore o re di Francia. Voi voleste dire per cardinale con qualche papa? Tu dici il vero. Ma voi non potete essere cardinale. Come? Se prima non diventate cortigiano. Ed io sono maestro nel farli. E sono qui per farvi ogni piacere. Ago vobis gratis. Non vi dico io che gli è dottore. Ah, ed anche lo essere dotto mi farà onore. Massime con i bergamaschi. Ma dove alloggiate voi? A Roma? Sta bene. In qual loco, dico io? Per una via lunga, lunga. Ah, tu fai onore al tuo padrone. Aspettate, aspettate. Ce l'ho qui sulla punta dell'inguine.
botto, cotto, lotto, chiabotto. Cecotto! Noi stiamo in casa di Messer Cecotto! Un uomo molto stimato dall'imperatore! Dio, mio caro, l'avrei conosciuto! E per amor vostro, adesso vado a cercare il libro che insegna a fare i cortigiani. E con questo libro si fece uomo, essendo bestia, il cardinal de Baccano. Ah, da bestia uomo! Andate, andate, ite, ite! Vado, vado, il posto vi ritroverò in casa di Cecotto! Ma metti voi nome! Andrea, al piacere della signoria vostra. De chi? Senatus populusque romanus. Io vado. Bonum est nomen magister Andreas. Dite la signoria vostra. Ma che dici tu? Non sentisti voi maestro Andrea che disse la signoria vostra? Al servizio della signoria vostra! Bene, mandate sulla veste. Sì, così, la signoria vostra! Appoggiate la verità così. Così? Andate l'arco di qua. La signoria di là vostra. La signoria vostra. Fate l'onore al paese. Diavolo, eh? Alle belle storie, la pace tra il cristianissimo e l'imperatore, la presa del re, la riforma della corte, la vita dell'abate di Gaeta, il cortigiano fallito, storie. Se compra il libro che insegna a diventare cortigiani, sì, gli farò cortigiano prima che ritorni maestro Andreas. Oh, che bella donna quella finestra, tutta vestita di velluto e di seta, la deve essere la moglie di qualche re di Milano o imperatore di Francia. Alla fe, che mi sento innamorare! Bella! 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 Non ci si mette più un sasso per queste strade, ma andrò di qua! Bella! Come vi chiamate? Ma m'ha costato questo libro! È buon per il mio padrone, che è mezzo dottore. Che nuova! Mai intenderebbe favellare di questa terra! Ah, ma se io sapessi leggere bene, mi farei con questa orazione cortigiano. Prima del mio messer Marco de Coi da Siena. Oh, madre ma Lorenzina non vuol restarne e ne starne. Restarne, ma non può dire gallo gallina c'è starne. Ah, egli era meglio stare per Senese a Siena che per cortigiano a Roma. Ma dove è andato il mio messer? Oh, messer Marco! Padrone! Poi, che ladri me lo rubarono! Uomini, vestiti con la beretta d'uomo, dov'è il mio messere? Nessuno mi risponde. Sarà meglio farlo bandire. Andrà per te qua. E appena mi sono ritrovato per queste strade, oh, io bisogna che impari a camminare per Roma. Ma dove sarà la casa di Cecotto? Sarà questa? Oppure quella, o quella là, ma come farò io senza il Sanese? Il mio padrone è il più magnifico gallino, e il più venerabile manigoldo, e il maggior sciagurato che vi sia il mondo. E non sono nemmeno 3 anni che egli trottava alla staffa, siccome noi ora facciamo dietro a lui. Io l'ho visto a pulire una mula ed ora non si degna di toccare l'oro macinato con guanti. E se anche domine mie lo servisse, non lo contenterebbe mai. Prende i servitori in prova per un mese. Questi si ingegnano nel servirlo nel miglior modo possibile per rimanere con lui. Ma gli dice, ah no, tu non fai per me. Io ho bisogno di uno da trattare ancora più male. Se io ti posso far piacere, ognuno parla, ma tu non fai per me. Con queste ribalterie, egli è molto ben servito e non paga salario. E che lepo di stizza quando il furfante si fa servire la carta da forbirsi in culo in un piatto d'argento. E prima la fa provare al servitore perché crede che sia ruvida, che egli sia ammazzato. E qui, dove sei tu stato? Alla taverna, a servire l'onore della signoria vostra. E ho visto
Cristo, quella buona roba di Angela Greca. Ah, la prostituta! E che faceva lei? Oh, parlava con Don Cerimonio a spagnolo. Dicevano di andare a cena. Ma io feci come la gatta di Masino. E che faceva la gatta di Masino? Ti tappava gli occhi per non pigliare i topi. Ah, mi cocesse così un'altra fiamma che io vivrei senza noia. Ah, è un peccato far piacere a un gran maestro, perché gli va a noia ogni cosa. Ecco lei che sta nel mio cuore. Non mi verrà mai a noia, tanto me avara ad uno sguardo. Me lo dici? Io che cibo mi taccia troppo presto! Taci, ascolta! Oh, or dite che io intenda! Conosci tu la casa di Messer Cecotto? Oh, di quel pazzo? Signor, sì! Pazzo, sale, non importa! Andrai da lui e ti presenterai a Messer Marco de Coe da Siena, che mio padre ebbe grandi servigi da suo nonno quando studiava in quella città. Ma non so cosa mandargli! Mandategli 4 tartarughe! Sono regali da mio padre le tartarughe, bestia! Allora mandategli 2 gattucci toriani! Sono buoni da mangiare i gatti, furfante! Mandategli 10 carciofi e di tarantiano! Ma che la peste t'uccida! Dove li trovo i carciofi in questa stagione, bestia? Allora donategli 2 fiaschi di vino! Ma credi che sia un ubriacone come te? Vieni, prendi 10 scudi e compragli delle anguille e digli che le mangi per amor mio. Anche se è un piccolo presente. E sappi dire 4 parole. Ah, io ne saprò dire più di 40.000 di parole, non 4. Ed è un peccato che io non sia servito per imbesciata a qualche ufficio, perché mi farei onore. Direi reverenza, magnificenza, e mi farei un inchino così, e un altro così, Spicciati, matto spacciato. Ma prima porta questo mantello in casa, io andrò nella stalla a vedere quei cavalli turchi che mi ha regalato il conte di Verucchio. Né cavalli, né giardini mi levano dalla mente il vago pensiero che mi ha impresso l'immagine di Livia. E vivo male, il cibo m'è tosco, il giorno tenebre, e la notte che pur dovrei rilassarmi mi affligge, sì che io comincio ad avere in odio la vita. Io voglio vedere come sto bene con questo mantello. Oh, quanto pagherei io per avere uno specchio e vedermi campeggiare in questa galanteria. Infine i panni, rifanno anche i panni. Modello parabolano. Se questi gran signori andassero mal vestiti, ah, quanti ce ne sarebbero che parrebbero scimmie o babuini. Ma io sono un bel pazzo a non fare un levaeius, denari e veste. Io ho voluto dare padrone a queste mese e mi sono acconcio, seco per pedante, questa è pur bella. Or dico io che sono dotto, diamogli pur dentro fino a levargli l'ultimo centesimo. Ma che vedo? Il mio scolaro più in colore fermo sulla porta come un birillo. Appena trovo il maestro delle cerimonie, lo voglio far porre sul catalogo dei pazzi, affinché di lui si faccia solenne commemorazione all'aude gloria della reverenda imperialissima Siena. Ben si è trovata la signoria vostra. Buonasera e buon anno. Io pensavo di aver perduto voi come ho perduto il mio famiglio. Ah, è meglio perdervi che smarirne. Or ecco il libro. E questo, maestro? È questo. Insegnate, maestro, ora, ora, subito, subito, in questo momento, qualche corticelleria. Ah, volentieri. Aprite ben bene gli occhi, perché le prime e principali cose per essere un buon cortigiano sono queste. Saper bestemmiare. Essere eretico,
giocatore, invidioso, maldicente, puttaniere, ignorante ed essere agente e paziente. Piano, piano, non capisco questa scifera. E che vuol dire essere agente e paziente? Vuol dire essere marito e moglie insieme. Cioè... all'occorrenza... Questo non voglio fare! Perché sarei accusato di sodomia e andrebbero in inferno! Come l'inferno? Sì, nell'inferno! Non sapete voi che a Roma non è peccato bestemmiare durante la Quaresima? Sì, che è peccato! Ma no! Figlio, sì! E sappiate che tutti coloro che vengono a Roma subito che sono in corte, per parere d'essere pratici, non andrebbero mai a messa per tutto l'oro del mondo. E non parlerebbero mai senza bestemmiare almeno una volta ogni due parole. Ma dunque, io vi astienerò la porta da Modena! Ma sì, sì! Ma... insomma, come si diventa eretico? Notate! Hai notato benissimo! Con gli occhi! Quando uno vi dicessi gli struzzi sono cammelli, voi dite non credo! Non credo! E chi vi desse a intendere che preti abbiano una discrezione al mondo, voi fatevene beffe! Beffe! E chiunque vi dicessi che a Roma c'è coscienza di una, voi ridetemi! Insomma, se sentite mai parlare bene della corte di Roma, dite a colui che non dice il vero. Non sarà meglio dire voi mentite per la gola? Ma di sì, di sì, sarà più facile, certo. Più breve. Or questo ti basta per ora? Sì. Poi gli insegnerò il Coliseo, gli archi, testaccio e mille altre cose che un cieco pagaria un occhio per vederle. Il Coliseo! E il dolce agro? Ah, è la più dolce cosa in Roma e la più stimata da ognuno, perché esso è antico. Come tutti i Coliseo! E dopo che saprete queste cose, piglierete pratica con Maestro Pasquino. Ma vi sarà gran fatica imparare la natura di Maestro Pasquino, perché egli ha una lingua che taglia. Ma che arte fa egli, questo Maestro Pasquino? Egli è poeta di porco in Lanibecca. Come, scusi? Poeta di porco in Lanibecca. Come l'Accademia della Crusca è diventata Lanibecca ora. Ma io conosco tutti i poeti, li so tutti a memoria, anzi, sono poeta anch'io. Proprio certo. Oggi, proprio oggi, ho scritto un epigramma in mia laude. Volete sentirlo? Ma dite pure! Sideus et anima scopienti non sin arte valorem, puelle, titine, tacne, faci! Ah, che stile! Sono io dotto, ma... misericordia! Più che l'usura che insegna a leggere pegni. Orbè, io diventerò ricco se voi mi date di queste musiche. Ma quante ne volete? 5, 10, 20 al giorno anche! Ma da che avete perduto il faccio, bisogna ritrovarlo. Cerchiamo! Faccio! Sanese! Perché io voglio, vedete qua, guarda! Perché io voglio che voi vi innamoriate di una bellissima donna. Io sono ricco e mi innamorerò della prima Bertuccia che incontrerò. E farò tutto quello che voi volete. Ah, benissimo. E allora, poiché siete ricco, bisognerà spendere dei soldi. Spendiamo, tanto sono tutto a babbo morto. E quindi dovrete prendere casa. Prendiamo casa. E farete veste. Veste. Compreremo cavalcature. Sì, parlo babbo morto. Babbo morto. Sì. Faremo banchetti e feste in maschera. Ite pur, magnifico mio messere. Chiamo. Ite, ite. Dico. Chiamo. I Gundur. Che paradiso ci sia, oh taverna gentile, oh che musica galante, che fanno gli spiedoni quando sono pieni di tordi, salsicce o capponi. Con il mantello del mio padrone ho fatto finta di essere ricco. Ho accettato un pescatore, l'ho fregato, gli ho preso dei pesci e l'ho mandato a riscuotere in San Pietro dai preti. E questi quando lo hanno visto lo hanno preso per un indemoniato e lo hanno esorcizzato. Frati vecchi, sodomiti, ladroni, gridava, e che maledetta sia Roma la corte
ci sta e chi ci crede. Vi ricordate voi quello che ho insegnato, non è vero? Io so fare tutto il mondo, maestro! Bene, allora fate il duca. Il duca? È il duca, certo. Proprio il duca, è il duca, sì. Un'altra cosa più facile, no? No, è il duca. Chi ha spento il lume? Chi ha spento il lume? Fatemi un occhio al mantello, non ci vedo più! Rizzate, il castrone! Io non lo so fare, il duca al buio! Sì, va bene, ma... Duca, così! Ma come si risponde ai signori? Bacio le mani! Alle signore? Questo cuore è il mio! Ai buon compagni? Sì, a te! Ai prelati? Giuro Dio! Buono, savio! E al servitore come si comanda? Porta qua la maestra, fino a qua la luna, io ti ammazzerò! Benissimo! Ora andiamo, che parerete... Borgo Vecchio, Torre di Nona, Ponte Sisto e dietro Banchi. Porta la barba, Borgo Vecchio. Poi andremo in Santo Pietro. Vedrete la pina. La pina, la pinta da Santa Maria, con tutte le cose spiegate che partono verso l'America. E Colombo, sopra il Colombaglio. Ma che è Colombo? Vedrete la pina. La pina. Ma che era la pina? La pina, la pina. La nave. La pina. La nave, l'aguglia, l'aguglia e il campo santo. Se ve lo dite con quegli occhiacci, vi mettete paura. Possiamo irci con le scape in campo santo? No! E perché io no? Perché io sono io! E io chi sono? E voi non siete un cristeo! Cioè, da dire? Un cazzo! Lo sapevo! Ma diventerò qualcuno! Lo diventerò! Andiamo, che voglio mangiare quella vita! Hai fatto tutto io! Costi quel che costi! A babbo morto, però! Babbo morto! Padrone Gagliotto, non credo che io sappia perché egli sta fantastico. Questa notte, andando a processione per casa, com'è il mio costume per mangiare qualcosa, sentì che egli sognando aveva tra le mani Madonna Livia, moglie di Messer Luzio, e la chiamava per nome, la maneggiava, la trastullava, come se fosse stata vera. Lei l'ha volato! Chiusa questo segreto, il quale non l'ho rivelato a persona viva e con l'aiuto della ruffiana Luigia, la quale corromperebbe anche la castità, farò in modo di burlare la Sinone, l'arcicoglione del signor mio, e fargli credere tutto ciò che voglio. Ecco qua a Luigia che arriva. Ma dove vai tu con tanta furia? Mo qua, mo là, tribulando. Ma che ti manca? Tu governi Roma. È vero, ma è la disgrazia della mia maestra che ti dà questa briga. Che male? S'abbrucia domattina. Portegli onesto! Né giusto né onesto come diavolo abbrucia! A ella crocifisso Cristo! Non ha fatto nulla! Dunque abbruciano per niente i cristiani! Che cose ladre di balde sono queste! Senti a me, Roma tra un po' cadrà in rovina! Diede un po' di veleno al marito della sua comare, ma perché la tradiva, E per questa ragione Roma deve perdere una siffatta vecchia? E non altro? Oh, ma Leonzo, compare, ma per fare un favore ad un amico, Ah, Luigia! Ma questa è una
fatto un testamento da regina, ma fatto erede di tutto ciò che ha. E che bella lasciato, se si può dire. Oh, cose ricche, utili, buone per noi, alambicchi per stillare, acqua per levare le macchie del mal francioso, occhi di gufo, ossa di morto, impacchi di sterco di vacca per gingive sanguigne, un fiasco di lacrime d'amanti, un bicchiere di sangue di nottola e funi impiccati a torto. Per non parlare poi del vicinato, dove non si ragiona d'altro e dove io, per sua grazia, sono sempre la prima ad essere chiamata per nettare denti, togliere la puzza del fiato ed altre gentilezze. Fai qualche digiuno e fagli dire anche qualche messa a San Gregorio che la merita, Credi tu che io non facessi? Se meritasse la poveretta! Per piangere non la vialai tu! Quando penso che anche gli sbirri si toglievano il cappello dinanzi a lei, mi scoppia il cuore! Non mi fu mai vecchia di maggior appetito e di sì così poca fatica! Ma dove sta? Nella morte non vuole per sé. Al pizzicagno, al leccaglio, alla taverna, alla stufa, al barbero, al fiume, al lavatoio, fra messi, cuochi, frati e fra messeri. Sempre, sempre era lei a favellare per prima. Ed era considerata una santona. Oh, abbrucia! Impicca! Non ci campa più né uomo né donna per bene in questa città! Come una draga ed una paladina. Andava di notte a cavar gli occhi agli impiccati, a strappare nei cimiteri le unghie ai morti, si trasformava in gatto in cane, sopra acqua e sopra vento, alla notte di Benevento! Come la bella nome? Madonna Maggiorina, con reverenzia parlando, segna. Oh. E non ti segnare, se ciò che odi. A questo modo ti fa ragione a Roma. Me la rincresce pure. Perché sei un uomo diritto ed onesto, perciò ti rincresce. Ah, ma ora lasciamo dire le cose coleriche e parliamo delle allegre, perché prima o poi potremmo anche noi, e Dio sa se meglio o peggio. Allora, noi siamo felici, perché il mio padrone si è innamorato come un pollo di Livia, moglie di Messer Nunzia, ma mio fratello di Dante. Ricchi siamo! Egli ha tenuto nascosto questo suo amore, ma me lo ha rivelato. Ma come? Il sogno! Taci! Lascia fare a me. Tu vuoi che noi diamo ad intendere al tuo padrone che Livia sia bestialmente innamorata di lui,
che lo ha rivelato a me che sono la sua paga. Va bene, lo so. Perché tu vali più di... Perché tu vali più di... Sì. Perché tu vali più di... Sì, un cesso, perché ha preso la burca. Le dunque di legno per la fila di bronzolo! Signor sì! E quella nave, con tutti quei santi che affogano, di chi è? Di Musaico. Maestro, fatemi insegnare la musica da lei. Io conosco già le note, eh. Camaut, fa, be, mi, la, sol. Ah, benissimo, voi avete un gran principio. Però adesso sarà bene che andiate a riposare. Io torno giù la casa. Benvenuto, anche una gran sete a furia di camminare per la città. Benissimo, e allora entrate. No, prima voi, ma procedete voi. Non bene, convegni, Luce. Salese, Salese, non fare scherzi, Mentre che Messer Mucicone beveva, si è innamorato della cortigiana Camilla Pisana, la più grande puttana di Roma, per averla vista dalle finestre della camera. Egli improvvisa canzoni e compone più ladri versi e le più ribalde parole che si udissero mai. E, per non parere bugiardo, vi voglio leggere una letterina che l'imbecille manda alla cortigiana Camilla Pisana. Lettera da Messer Mago alla cortigiana Camilla Pisana. Salve, regina misericordie, perché i vostri occhi marmorei e in orpellata bocca, serpentini capelli e fronte corallina e labbra di broccato m'hanno cavato di me stesso? E son venuto a Roma e faromi cortigiano, favente Deo, per amore vostro, perché siete più morbida che le ricotte, più fresca del ghiaccio, più pulita che la mandragola, più dolce che la quinta decima e più bella che la fata morgana e la diana stella. Sì, che aspettate l'uomo e trovate il tempo dove io possa dirvi millanta parole, le quali saranno segrete come un bando et fiat voluntas tua. Marco, che sta per voi Apollo questo, vi vorria fare quel fatto presto presto. Con che confabulate, maestro? Con la vostra castroneria. Con la mia commissione. Ma sì, certo, con la vostra coglioneria. E che ne dite? Ecus non iudicat de coloris. Portate anche questo strambottino. Di grazia, la voglio leggere prima io. Sì, leggetelo. Perché so che siate malizioso e non vorrei che mi volessi far dare 100 bastonate. No, ma io vi voglio bene, maestro, lo sapete, no? Io lo so, certo, pure. Strambottino di Messer Mago, letto da maestro Andrea. Oh, stelluzza d'amore! Oh, angel torto! Faccia il legno! Non mi sono niente! Io sto pur mal di voi la nave in porto, e sì più bella che tutto il ponente. Le tue bellezze venero... Di Francia! Di Francia! Di Francia. Come che Giuda che si strangolò, Per amor tuo mi fo... Per amor tuo mi fo... Mi fo che? Cortigiano io mi fo! Cortigiano io! No, che vuoi? Mi faccio io cortigiano, non vuoi maestro Andrea, Cortigiano lui! Facciamo scherzi! Non aspetto giammai con tal desio. Ah, che versi sentenziosi! Terzi! Limitati, dotti, arguti, divini, novi, dolci, correnti e pieni di sugo. Ma qui c'è un latino falso. Qui c'è un latino falso, che cos'è? La nave in porto? Sì. La vinta la Santa Maria. La vinta, è rimasta in porto. Ma è una licenza poetica, portatelo a quella. Bene. Or sì che poeti andranno alla stufa, bisogna far mettere il basto ai cammelli e incoronarci sopra Messer Mago de spighe, ortiche e pietoloni. Adesso sapete che faccio? Vado a trovare il cantastorie e Zoppino e lo voglio condurre da Messer Mago come ambasciatore della signora Camilla, la quale lo ringrazierà della meravigliosa lettera e dello stupendo strambottino. Corro! La vecchia farà quello che abbiamo stabilito. Oh, la gran ribalda questa Luigia, e dà più punti che non hanno mille salti. Ma sia come la vuole, a me basta di vendicarmi del mio padrone e di lasciare perdere tutti i mille disagi che mi dà senza proposito il fu-
invece supera la cinquantina e crede che tutte le damigelle del mondo si consumino per lui. Ma ecco che ci comparisce il padrone. Dove sei tu stato? Vorrei che voi ridete un poco per amor mio. E così sia. Padrone, che paghereste voi per indovinarci di chi e di come? A mor di crocifisse? Ma che dici tu, fratello? Fratello, l'ho chiamato fratello. Sappiate che io so come la nome di chi è moglie. Dov'è il marito? Dov'è la casa? E tu come? Il marito, la casa e lei? Il marito, la casa, lei, il fratello. Se mi dici la prima lettera del suo nome, ti regalo 100 ducati. Ah, non ti voglio un d'oro. Taglio stretto. Traboccanti e là. Toglietemi dalla fine e ti dirò di cosa. Padrone della mia casa ti faccio. Comincia per hai il nome? Messer no. Per G. Manco. Per N. Santa Luna. Per B. Al buco vedeste. A te che domani o l'altro lo indovinerete. Conoscete voi la BC? Non cielo, perché permetti che il mio famiglio mi scarnisca? Ma che vi importa se ve lo dico un giorno o l'altro? Cominciate, cominciate pure. A, B, C, I, E, F, G. E fra queste? La dov'è lo rimasto? Nella BC, mi fa con da capo. A, B, C, D. E, F, G, M, N, O. La L, dove la lasciate? Oh, rosso onorando. Parmi che io lo sappia. Figlia, figlia mia. Rosso carissimo. Celeste immortale. Non ero io forse fino a poco tempo fa un traditore? Tu hai torto! Livia! Livia mia! Da qui ci furono le burle, non ce ne fu mai una più bella di questa. E io gli dirò che la signora Camilla mi manda a lui e che se non fosse per il rispetto di Don Diego della Inns, che per la gelosia le tiene le guardie alla porta, lui potrebbe venire vestito con suoi panni. Ma per tale motivo lo faremo venire vestito da Facchino Bergamasco. Ah, mi sembra un'ottima idea. Tu lascia fare a me. Ah, sento dei passi. Sì, zitto, zitto, che mi sa che il pecorone sta apparendo. Camilla Pisana! Matteo, che sto girando la foto? Camilla! Se ritroverò la strada, se ritroverò il mio padrone! Ma sono il Senesi! Sanese! Sanesaccio, che fine hai fatto? Sono andato! Che facevi tu? Ma sono andato fino alla Cordiana! E siccome avevo perso la strada, mi sono infilato in un bordello! Anch'io, sai, ho fatto conquiste! La più bella donna di Roma con un culo maviale e un par di polce da mettersi dentro tutto il cielo per persene! La signora Camilla vi bacia le mani, chi è? E sta molto mal di voi. Più di mille baci la signora ha dato alla vostra letterina. E lo strambotto l'ha imparato a memoria e lo canta suonando l'organo di Don Diego. La rivoltella, è vero? Più che se l'avesse partorito. Se la rifà un figliolo, gli pagherò una culla. A quella fecatella ghiotta traditrice ribaltella. Benissimo, ma adesso torniamo alla cosa nostra. Torniamo a casa nostra, andiamo via. Alla cosa nostra. A me sembra più sicuro se voi veniate travestito da Facchino e Sanese con i vostri panni vi verrà dietro.
Acconciatevi pur bene, maestro. Allora, benissimo, allora andate in casa con Sanese. Andiamo. Che lì troverete i vostri panni. Sanese, andiamo a travestirci. Ci travestiamo. Tu ti vesti da te, io mi vesto da me. Cioè, io mi vesto da me. Tu ti vesti da te. Cioè, non capisco niente. Andiamo a travestirci! Io che non merito, il mio padrone mi ha dato mille baci, mi chiama Vincent e dice di obbedirmi fino a carnevale. Infine, beato è chi sa ben portare i polli. Ah, già mi pare di vedere ognuno calarsi la berretta davanti a me. Ora vado a cercare a Luigia per portarla da lui. Questo pinchellone non si è ancora accorto di nulla. E noi continueremo a cucinarlo a fuoco lento. Non ho mai visto dei simili castroni in tutta la mia vita. Adesso spiegate. Sto bene io coi velluti? Che paio io, maestro! Ah, siete magnifici. Siete magnifici. Non mi riconoscerebbe nessuno. Nessuno, vero? Non ci riconoscerebbe nessuno. Però adesso mi dovrete fare un'altra cortesia. Vediamo, sentiamo. Dovrete far finta di portare una cassa a casa della signora Camilla. Una cassa alla cassa della signora Camilla? No, una cassa a casa della signora Camilla. Una cassa. Voi capite sempre... Chi la porta? La porta lei, Mr. Marco. La porto io. Cioè, Sanese, mi aiuti? Ecco qua. Com'è? Leggera, vero? Leggerina. E allora adesso la rendiamo ancora più leggerina. Meno male! Ecco. Accidenti, che ci avete messo? Però mi sembra più leggera. E se non vedrete nessuno entrare in casa, menate le calcole. Meniamo le calcole, le fuoco, andare impegnate a farmi le calcole. No. Menate le calcole. L'avete detto voi, levatevi le calcole. E sborratevi la fantasia per una volta. Mi fa allora minchia di stellare la Camilla! Benissimo, allora adesso abbiatevi innanzi, che noi vi verremo dietro passo passo. E se la malaventura volessi che dovessi incontrare quel traditore spagnolo, Sanese, che per avere i vostri panni, per voi al naturale, vi passerà di lato. E così non gli piglierà sospetto di voi così travestito. Intendi, gocciolone dolciato? L'intendo, ma voi camminatemi al lato, Che qualcuno non mi furasse a me stesso! Benissimo, allora adesso abbiatevi. Mi raccomando, Sanese, vai bene la tua parte, eh? E adesso ascoltiamo quello che ti dice il zoppino. Camilla! Ehi, tu, pallotto! Chi è? Portami un ammalato di pesta in santo spirito! Ma certo che io ho spirito! Dico benanto, Pinto! E te poco vale la peste! No, che io non ce l'ho la peste! Tu giangi, Gagliotto! Come il bamba al poco, voi manigoldi non volete durare fatica. Io voglio durare fatica soltanto con la cassa della signora Camilla. E se il bamba al poco può danno. Tu servi, facchino. Fa un'opera di misericordia a questo povero gentiluomo. Maestro Andrea, mi riconoscete? Sono io, ma come qua da Siena. C'è quello travestito. Mi riconoscete? Il cancaro di mano. Chi sei? Oddio, mi sono cambiato questi panni! Sanese! Sanese, non sono io il tuo padrone! Fatti indietro! Becco! Pesadez! Vigliacco! Cucchiaro, malato! Se ne saccio l'altro, rendimi i panni! Io ti denuncio per l'altro, assassino! Vuoi assassinare il tuo padrone? Mi ha detto uno che è passato poco fa di qua che il governatore ha emanato un bando di cattura per un certo messer... Marco De Coa da Siena, perché gli è venuto a Roma senza lasciar passare. Ohimè, che io sono spacciato. Ma no, ma non abbiate paura, che noi metteremo i vostri panni a questo facchino e le guardie, credendo che gli sia Messer Mago, lo prenderanno e lo piccheranno al vostro posto. No, io sono facchino, Io sono facchino, come di dietro il dinero a casa, perché chi è ben nato, qualcuno dei suoi potrebbe prendersi a noi a vendicarlo. Ma io ho più faccende da sbrigare che un mercato, più lettere da portare che un procaccio e più ambascerie da fare
che le ambasciate. Chi vuole la polvere per sbiancare i denti, chi le unzioni per il mal francioso e chi è il mal che Dio gli dia. Si vuole dei meriti, chi vuol salvarsi come la mia maestra e delle amicizie con i frati per sapere qualche cosa. O per tornare a proposito, io quando ci penso sono la donna più contenta del mondo della morte della mia maestra Maggiorina, perché lei essendo in paradiso mi sarà buona mezzana lassù come lo è stata qua giù. Ma ora devo andare a cercare il mio amico Rosso. È così aristocratico, ben vestito, e il suo arrivo è sempre annunciato da un fetore terribile. Vado a cercarlo, poi non vado ad aspettare tutto il giorno. Virtuoso, savio, discreto e da bene è il Rosso. E tutto quello che io ho lo voglio dividere con lui. Egli mi ha tolto dall'inferno e messo in paradiso e risvegliato le mie adugiate passioni amorose. Ora lo aspetto con le più belle notizie che solo lui può darmi. Olivia, Olivia mia! Certo, sei giovane, hai appena 16 anni, ma sei così bella! Perché? Perché il destino ti ha dato in sposa quel parmigiano di Messer Nunzio? Come lo odio! Non gli bastava essermi rivale negli affari, ora ha voluto esserlo anche in amore. Ma io ti porterò via lui, perché non è giusto che un vecchio laido, sporco e gottoso debba godere delle tue bellezze ogni notte, mentre io, che sono più aitante, più bello, più ricco e più giovane di lui di ben 12 mesi, debba accontentarmi di cortigiane e di amori mercenari. No, no! Livia, la tua pelle, le tue labbra e il tuo sorriso mi hanno incantato. E forse anche tu mi ami. Grande! Grande la virtù dell'amore! Lascia il pensiero a me, Ma quello debba essere il tuo padrone. Quella è! Ah, lo riconosco dal rincrocicchiare delle mani, dal porsi il dito alla bocca, il viso, gli occhi al cielo, segnali di innamorati, Che bestie sono questi padroni, sempre si vanno guastando delle principesse e poi con qualche zambracca se cavano la fame. Li ho visti andare dietro ai banchi mobili a puttane e poi vantarsi di aver fatto e detto a Madonna tale e a Signora Cotale. Ora ragioniamo, tornando. Ma segui tu. Questa è la baglia di quella cosa, cioè di tu mi intendi? Siete voi quella che ha un angelo in governo. La mia mi bacia le mani e non altro Dio all'infuori di voi, messere. In ginocchioni mi voglio ascoltare. Questo è il mio debito, parlando come un sì gran signore. Lievati tu e basta con queste spagnolerie e gagliotterie. La mia signora si raccomanda a voi e pensa soltanto a vostra signoria, ma io ho vergogna di parlarvi con questa monellaccia. Perdonate. Prendete questa collana, ve la rifacci. Gran mercè, qualcuno bisognava, E lo dissi io che fa prima lui andare 100 ducati che un procuratore a rubargli. Sì. Io mento per la gola. Io regalo in un anno più vesti di quanto non venda tutto il mercato di Piazza Navona. Ma cazzo, il nostro salario, il miseruo.
E in quanto al cibo poi, nella mia cucina è sempre carnovale, etma e piccione. Mi sono schiava, mi sono schiava. Quello che io sono, il rosso mio carissimo lo può qui attestare. Cioè, io sono disponibile con tutti a parlare nella famiglia, tutti mi sono compagni. Se riuscite a campare, quanti tornilli facete almeno ad una persona? Ma ufficio di Gintinoni. Ma ora ditemi. Sì. Di grazia. Sì, che sere. Con che faccia? Ascolta di me, Livia. Che faccia? Con che faccia? Con che faccia? Con faccia imperiale. E che promesse fa ella alla mia persona? Oh, promesse magnifiche! Larghe! Credete che la finta? Oh, appunto! No, non finge! Lei vi ama e fa discorsi onorevoli con maniere di zucchero e di mele. Ama ella altri che me? Certo, signore! Davvero? Piano! E che fa ella ora? E il taurinale! Vuole che c'è il giorno? Pare un anno a irsi con Dio. Ma che gli importa dell'irsi con Dio del giorno? Ma le importa! Perché sta questa notte a trovarsi con voi, che le pare mill'anni e sei. Davvero? Certo! Graziosa madre mia! Ascoltate 20 parole in segreto. Sì. Tu rosso, aspettaci qui, adesso ritorneremo. Sì, in questo posto, ma non con quella grazia. Mi consigliate che io faccia? Appiccati, facchi il poltrone. Il bargello dice il cattorto per pigliarmi. Ah, ma perché voi non avete abbastanza cena da fare io? Conoscete voi Messer Rapolano? Qual Rapolano? Quello che mi portò le anguille, non mi riconoscete? Metto il mare! Che da Siena! Ma che deve mettere il mare? Quello che gli ho dato le anguille! Sì! Ma come dicete così? Ma da dove venite? E il maestro Andrea mi portava a puttane travestito. Ah! Vedi che ti dimentica che ti dimentichi, sono tutti una buccia, come i prezzi. Messer Parabolano! Venite, madre, attenzione! Quello scioperato di maestro Andrea ha portato qui, come potete vedere in questi panni, Messer Mago! Voi siete Messer Mago? Io sono! Messer Mago, venite in casa perché mai potrò perdonare questa cosa a quel fresco, a quel presuntuoso di maestro Andrea. Non gli fate del male, che si giamba a me con mio maestro. Tu, rosso, accompagna in casa la madre mia dolcissima. A più tardi, a più tardi. Venite, serbato. Ma come diavolo è accaduto? Mi portava a puntare la risposta. Detto. Sta all'olio santo. Ma io ho scopati tutti i bordelli d'Italia. Avevo la Martola, il Zimbellino e tutte le altre cose. Ah, io non ho detto più una canzone! Che altro? Ma io non dicevo a malizia. Quello che io volevo dire con il mio linguaggio è questo. Che mai feci cosa che mi mettesse più pensiero di questa. Ma quello che poco, perché le donne cominciano a scherzeggiare in corte, perché i preti, i cardinali e i papi, non potendo prendere moglie per non andare contro le leggi, prendono marito e si levano le moglie con gli uomini. Ma che pettegolo finirai sulla forca! Ascolta, ma io parlando ho trovato la maniera
di contentare il tuo padrone e di salvare noi che lo crocifiggiamo. Ah, come? La moglie d'Ercolano Fornaro è una buonissima roba, tu lo sai. E io le ordinerò di venire questa notte a casa mia. Si incontrerà con il tuo padrone. Gli uomini, quando hanno voglia di botta, non capiscono più niente, e non si accorgono di siffatte burle. Ah, osso mio arcichiaro, che il mio padrone Gagliozzo andrà nella merda e noi a salvo mezza. Io convincerò quel giudone di essere armato di far mettere materassi per la strada al suo passaggio quando sarà cortigiano, perché c'è il pericolo che le donne e le signorine si buttino dalle finestre per amor suo. E già feci questo scherzo una volta ad un cardinale e tutta Roma ne ride ancora. Camillo Pisana! Camillo! Messer Marco! Chi è? Maestro Andrea! Siete voi maestro! Voi ve l'aveste a gambe e non bisognava. E bisognava sì, invece, che sono scherzi da fare a uno che è venuto a Roma a farsi cortigiano. Che sono scherzi questi, Però io ora ho un altro quesito da porvi. Per dove si viene al mondo? Per una buca. Larga o stretta? Larga come un forno. E che ci si viene a fare al mondo? Per vivere. E come si vive? Si mangia e si beve. Ah, io canterò sempre bene, allora. Mangio come un lupo, bevo come un cavallo e caco come un maiale. Però, c'è un però, dopo che uno ha visto, che fa? Si muore sul buco come muoiono i ragni. Come i ragni? Allora sarà buono che mi faccia cortigiano nelle forme. Ma certo! Così imparerò a camminare, certo. a portare i mantelli, gli anelli, la tiara papale, voi parlate meglio di un granchio che ha due bocche. E perché la vostra signoria intenda, anche le torri, le bombarde, le campane si fanno con le forme. Io credevo che le torri, le bombarde e le campane le nascessero come gli alberi. E voi vi sbagliavate di grosso. È davvero. È davvero. Però tu, questa roba, mi faccia cortigiano con le forme. Ma certo. Allora sì. Ma adesso dobbiamo sbrigarci, perché bisogna ordinare il medico, le forme e le vicine. L'ho capito, le forbicine per fare cosa? Non le forbicine. Il medico, le forme e le medicine. Ordinatele. Fatto tutto io. Ho fatto morto, Ordinatele, presto, che devo diventare cortigiano. Presto. Voglio continuare a burlarmi di Messer Marco. Maestro Andrea. Eccomi. Mi hai fatto chiamare. Ah, sì, certo. Ho dato ad intendere a Messer Marco che per diventare cortigiano lo deve prima diventare nelle forme, così lo metteremo nella stufa, che a chi non c'è mai stato dà un grande affanno. Adesso però voi vi dovrete travestire da Maestro Mercurio. E io ho anche un'idea migliore, Maestro Andrea. Ah, sì? Hai presente tu quelle stufe che tengono l'acqua calda? Ah, sì, certo. Lo metteremo lì dentro a bollire e gli diremo che sono forme per fare cortigiani. Però prima gli daremo una bella presa di pillole. Mi sembra un'ottima idea. Mettetemi questa. Poi... Questo. Ecco, salva. Camilla! Pisana! Sei armato? Sono qua! Vi volevo presentare qui l'illustrissimo maestro Mercurio. Mercuzio, quello che... No, quello è Romeo Giulietta. Mercurio. Mercurio. Esperto nel fare cortigiani delle forme. Lui? Sì, noi siamo già d'accordo sul prezzo e voi vi arrischierete a pigliare le medicine. Le medicine mi hanno detto un gran pensiero, tale. Pillonarum Romani Curi sunt dulciora. Nego magister mi. Ippograssum saffi.
firma toc di... Diego proposisio anc! Messere, conoscete voi le brugnole? Messensi, parlo con i brugni, adeguo. Le brugnole si chiamano pillole a rughe e voi rischiarete di mangiarne quanto l'animo vi basta. Avete inteso, maestro Mercurio, da bene? Sì, ho. Ed è molto dotto. E io mangerò mille brugnole per amor suo. Ah, che animo. Voi sareste stato il malatestissimo soldato al tempo di Bartolomeo il coglione. Però adesso voglio un'altra cosa. Voglio che voi giuriate, prima di diventare un altro, che mi farete le gentilezze anche dopo. Perché più delle volte succede che tutti coloro che diventano importanti poi non si degnano più di guardare né parenti e né amici. Corpo di Giuda! Io mi toccherò sotto il mento! Giuro da puttini! Alle macelle! Sacramento da contadini! Alla croce benedetta! Ma così lo dicono i facchini! Alla fede di Dio! Parole di donna! Porta sangue al corpo di... Al corpo di che? Che vi astegno! Che no? De Cristo! De Cristo, l'ho detto! Messer Marco! Io scherzo e voi bestemmiate come un traditore! E son vostro servitore, alma serena! Non su! Non perdiamo tempo, che le forme si frederanno e a Roma le stufe vagliono un tesoro! Ah, ma vedono giù Sanese, Sanese! Alessandro, vieni qua! Allora, Sanese, è tutto pronto? Tutto pronto, messere! Le forme, la stadera... Ogni cosa è in ordine, padrone. E voi vedrete cose più fantastiche che l'umor malinconico. Maestro, dove si trova la luna in questo momento? Oh, come messere, la luna è discosta da qui un gran pezzo, Ah, meno male, io pensavo la fosse in quindicesimo. No, perché se era in quindicesima era un certo fluxus ventris. Ma sulla fide sufficit in nomine domini. Guardate una buona ristiana e vedrete un medico dei più famosi del mondo. Il medico savio paga per lettera, scrive per ricette e fa ogni cosa in punti di seste, onde la gente corre a lui, come corre a me, la gente, la quale mi conosce per astuta, per sufficiente, per maestra. Un medico va con sicurtà per tutte le case e la ruffiana che sa esserlo fa il similiante. Il medico conosce i polsi, le complessioni, le malattie di questo e di quello. E la ruffiana gli fa rimedi, gli umori, le nature, le magagne di chi si voglia. Il medico cura il mal dei fianchi. Ah, ma vedo laggiù Sanese, Sanese, mi dice... Sanese, vieni qua! Allora, Sanese, avete preparato tutto? Tutto pronto, maestro. Le forme, la stadella, le brugnole... Ogni cosa in ordine, e voi padrone vedrete cose più fantastiche che l'umor malinconico. Ma davvero? Maestro, dove si trova la luna in questo momento? Oh, come messere, la luna è discosta da qui un gran pezzo, Ah, meno male, io pensavo la fosse in quindicesima. No, perché se era in quindicesima, era un certo fluxus ventris. Ma sulla fide... Sufficit in nomine domini. Mai io gentilidia il cuore e mai presso all'alma un gran dolore e sino il credi guarda il mio colore sino il soccorri il tuo parabolano ma di me, di mangiare, di dormire non prendo più sapore e penso a te, solo a te sempre a te a tutte loro. Ah, che verso, che verso! Da dove un muse mi è scorsa tanta vena senza che nessun maestro mi abbia insegnato? Quando mai è stato scritto un simile sonetto? Né in Petrarca, né in Boccaccio, né in Ariosto troverete mai nulla di simile. Parola di parabolano. Messere! Oh, a Luigi, venite avanti e dite presto, dite
cosa fa l'anima mia? Muore per vostra signoria, ma... Il cielo mi scappa! Che vuol dire questo ma? Questo è stato un atto da Cristo! Che succede mai? Fatti piacere una persona! Ma tu te? Qualcuno? Qualcuno è andato a dire a un fratello più figlia che noi! Chiamiamo la sorella e lui ha minacciato di vendicarci! Oh mio Dio! E di farci capitare tutti male! Oh mio Dio! Anche voi, miserie, anche voi! Ma come può essere accaduta una cosa simile? Non posso stare quieto! Il fratello di Livia è l'uomo più malvagio di noi! Ha ammazzato una dozzina di guardie! Una dozzina di guardie! E ha rubato le armi a dispetto del governatore! Le armi! E Dio, Dio solo lo sa! Che mi mantiene netto! A me! Non fate i nostri nomi che saremmo ruinati! Ma Luigi, io sto morendo di dolore! Ma come la si è successa questa cosa? Però, Sere, un modo ci sarebbe per rimediare a tanto dolore. Parlate, Luigi. Vorrei farvi incontrare la vostra amata Livia in casa mia a 5 ore, ma in una stanza al buio e da solo. Non era tanto rinfuso che non ci sono un altro modo per vivere con me. E questa disponibilità ce la dà il marito che è partito. Allora, messere, vado a preparare la camera dite a Luigi! Vado del piacere! Dite pur a Luigi! Vado! Oh, che strega! Ma Luigi, questa notte manterrà la promessa! E voi che cosa direte? Tu, che le diresti? Beh, io parlerei con le mani! È un gran peccato però che mi chiamano quando perché non c'è donna in Roma che quando ti vede passare non si condivide per voi. E non faccio per ambularti, ma dico la verità. Così. Ma che bella torre. Perché? E che ciglia tra dire? E che fiato! Ah, ma che tutto donna! Che tutto donna, mombo! Adesso mi farei fare da voi quella cosa là! Ma se invece volete dire la stanza, la muletta ora è pronta! No, voglio dire a piedi e facciamola via di qua, perché mi fa piacere parlare te. Ma io, voi parlate con uno che è schiavo, messere, sì. E fedele più della morte. Sai? Quando io penso alla mia signora Livia, mi stupisco delle sue bellezze. Essa è virtuosa, graziosa, da ben e savia. Oh Cristo, lei da voi cercate? Lei da me! E
decide Rossio dovesse morire, che merita ogni male, l'ombriacone. E poi mi avete insegnato voi ad essere puttana. Userò tutte le armi, parolette, riz, baci. Ormai ho nelle mani e nella castagna i rubini, le perle, i diamanti, gli smeraldi e tutta la melodia del mondo. Spalancherò la gabbia e ci metterò dentro l'usignolo. E se tu mi dicesse, cor mio, Fabio Male, avete voi dispiacere del piacere che io mi piglio? Io gli rispondo, non vorrei. E qui finisco. E lui dirà, ma io intanto e sospiro. E alla fine gli faccio capire che sono io che lo voglio cavalcare. Poi, una volta che l'avrò spaccato, cercherò la scarsella e non gli lascerò neanche un bagliotto. Scemola. Ma tu questa notte devi venire vestita d'oro, perché qui a Roma di notte se fanno dei matti scherzi potresti incontrare un violento. Per di grazia, oh, pensa che io ti metto in favore mezza gamba, eh? Gran mercè, basta che io verrò, oh, ecco mio marito. Che chiacchiere sono le vostre? L'anima. Che coscienza. Tu la dovresti avere, di grazia. Facci! Che non si può più parlare con le buone donne? Sia figlia una papa! Ma no, l'Antonio! Che ti deriva? Oh, cielo! Sono Enzo e Stroppuro! Teste pratiche non mangono me! Sicché, andatevene! E fate in modo che io non vi trovi più! E tu, vaso in casa! Col corpo chirondi! In tua mano! Io capre a corna. Io voglio fingere di essere ubriaco come torno in casa e mi chiarirò se son pur da cervia. Non mi senti, Tonio? Sì, eccomi. Non m'aspettare, cielo. Non fu mai più. Tu animo. Faresti meglio a stare a casa che andare dietro alle baldracche alle taverne. Non mi rompere il capo. Fa che il letto si faccia e possa riposarmi come io voglio. Sempre mi tocca mangiare con la gatta. Il diavolo non volse che tu ti battessi in una che t'avesse fatto quel che tu meriti. Ma io son troppo buona. E non mi stare a civettare le finestre. Ti pare che sia una di quelle? Basta! Tu hai inteso. Io vado. Colpa là! Chi due bocche bacia? Una con Ven che gli punta. Tu col vino. Io col vino. E ne porterai sempre fatti, geloso ubriaco. Sai, io penso che persino il sole, persino la luna, siano innamorati. E sono geloso, perché ho paura che la casa dobbiamo. Già, che la indossa, l'acqua che la lava, e il fiume, e l'odora costeggano questi l'amore suo. Voi siete molto paura, e io voglia che io mi inganni. Su, entriamo in casa. Di grazia, lasciatemi favellare, ve ne prego. Messer Mago, Messer Mago è stato nelle forme e ha vomitato l'anima. E adesso lui vuole Roma tutta per sé, con le signore, le signorie e le signorine. E quella bestiaccia di Maestro Andrea gli fa credere cose che farebbero bugiardo il Vangelo. E il messero adesso parla per me e per sì, come fosse un vero bergamasco. E usa vocaboli che non l'intenderebbe l'interprete. Ah, dimenticavo. Maestro Andrea ha uno specchio coca che mostra gli uomini al contrario. E appena escono dalla stufa, vuole che si specchino dentro. E questa cosa li fa disperare. Ma state voi a guardare. Ah, 100 anni o meno, che mai fu visto uomo più bello di vostra signoria.
Suspectrix! Ma sono cortigiano! È guarito, vero? Mostratemi allo specchio, subito, subito! Voglio vedere! Voglio specchiarti! Ah, oddio! Ti sconcio! Ti sfatto! Morto sono! Vita d'uncedo! E verbo un caro! Factum est! Oh, mistero, mi duole il corpo? Ladri! Voi mi avete scambiato delle forme! Io mi accuso da quei ladri! Ladri! Invisibilium! Ed invisibilium! Le orazioni non vi possono se non giovare! Ma bisogna gettarsi per terra? State su e specchiatevi un'altra volta! No! Prendetemi il mio volto, prendetemi il vostro! E se lo farete giuro di dire un mese di salmi pestilenziali! Sta molto bene! Adesso tiratevi su e specchiatevi un'altra volta! No, che non lo voglio fare! Se farete! No, non lo farò! Non lo faccio, non lo voglio fare! Specchiatevi! Sono io, più bello che mai! Ora voglio tutte le donne del mondo, tutte le signore di Roma, le signorine e le signore, e voglio rischiamare la Camilla, oh stelluzza d'amore, oh angelo d'orto, faccia di legno e viso d'oriente! E allegratevi con le vostre musiche, che voci! Maestro Mercurio, domani mattina andrete dal cassiere del Monte dei Paschi. Di Siena! E vi saranno contati 100 ducati per conto qui di Messer Mago. Lampanti e suonanti. Vero, gnocco mio bello? E voi, messeri? A voi bacio le mani. Lasciate stare. Ora voglio finchiavi stellare la bella bellina della Camilla, l'ho detto. Ah, non volete torre panni più destri? Che destri, cacatori? Io voglio la Camilla, la voglio subito, su, spacciatevi, non presto! Furia, non furia, Messer Mago! Presto che mi è entrato il diavolo addosso! Adesso andremo in casa, piglieremo la cappa e la spada. E di notte non se ne usa in Roma girare con queste coniche. Allora andiamo, presto! Andiamo, sbrighiamoci, dai! Se no il diavolo chissà che mi fa, eh! Aspetta! Che ore sono? Sono le due! Le due? Ancora le due? Ma io sono consumato prima delle cinque. Mi pare che suonino le cinque. Ascoltami. Oh! Tu! Appunto due sono le campanelle. Le due, è vero. Ma che faremo noi fino alle cinque? Facciamo un po' di colazione. Mangiamo. Ma che mangiamo? Io ho ben altre voglie. Ah, ben sapete che io non voglio essere fratello del mondo. Ragioniamo di Livia. Beh, mangiamo un poco e beviamo. Beh, per saziarmi basta pensare alla mia mamma. Lei è il mio cibo e non ho bisogno d'altro per vivere. Eppure per questa volta ti voglio accontentare. Che ladri sponis, che voi aveste fame, le rimembranze le scorderete. Voglio proprio vedere quando tornerà a casa quel bufalo di mio marito. E è già notte e non comparisce. Ah, ma deve essere... Mostrami la porta da casa. Oh, le finestre ballano. Doña, tieni, che io non caschi nel tevere. Dio lo volesse, così almeno annacqueresti tutto il vino che hai tracannato, gaglioffone. Ma io non sono imbriato. Ma va su, porco, e che tu sia tagliato il pezzo. Sono io esso, maestro. Ah, così non fossi. Ora voglio schiavettare la Camilla. La voglio subito. Entrate la collera. Ecco la sua casa, entriamo. Bussate, bussate. Tic-toc, ma più forte che tic-toc, più forte! Tic-toc! Lasciate fare a me! Camilla, apri! Mi sei gonfiata la vena maestra! Ho cominciato delle brache! Camilla! La mia è una verga papà! Se tu la vuoi chiudere pure, che rare avvenir sono le venture! Mi sconta bene! Entriamo!
perché non sono un uomo come appaio in questi panni. Nascere figli è una gran disgrazia. A che siamo buone noi? A cucire, a filare e a star rinchiuse tutto l'anno. E perché poi? Per essere bastonate e sbillaneggiate tutti i giorni. E da chi? Da un imbriaconaccio e da un infingardaccio come quel fannullone di mio marito. Poverette voi, quanti guai sono i nostri. Se il tuo uomo gioca e perde, tu sei la maltrovata. Se non ha più denari, sfoga la sua stizza sopra di te. E se poi il vino lo cava fuori dai gangheri, tu ne patisci le pene. Se non fosse che non siamo così furbe da saperci trastullare, potremmo anche andarci ad affogare. E se il confessore mi darà la penitenza per quello che faccio, possa io morire se gliene dico una. Dare la penitenza ad una sventurata che ha il marito strano, giocatore, taverniero, geloso e cane dell'ortolano, è proprio un gran peccato. Messer Cacastecchi si è avventato addosso alla cortigiana Camilla e la vuol chiamare a tutte le forze del mondo. Pensa che si è perfino portato dietro il manuale della puttana errante. Però le sciocchezze di questo sanese mi sono venute a noia. Sai che ti dico? Che nel mescolarci diventeremo sciocchi come tu. Facciamo così. Parole brave. Assaltiamo la casa della signora cortigiana. E cacciamolo di casa, non diremo noi, cortigiana Camilla. Orsù, grida, bravo, in alto, forza. Aprite, aprite qua giù. Arca di voi, io della puntata. Tu sei muerto. Aiuto, aiuto, aiuto. Che sbaglio, mi hanno fatto un buco nel culo. Aiuto, aiuto, non vedo niente. Sono rovinato. Aiuto! Aiuto! Ma l'ho fatto un buco! Aiuto! Sente che faccia un ciao! Sono già le 5. Che avete? Che poco di fare? È il fuoco che ho detto. Causa la pallidezza del fuoco. Tu non leggerai questo fuoco del ragione. Io credo che in sua presenza non riuscirò a dir una parola. Anzi, invece dovendoci calare come in un mercato. Amor a una gentil cosa toglie l'ardire. No, amor cacca! Un uomo è un bel poltrone se non riesce a parlare ad una femmina. Ecco Aloisia, che arriva oltre l'anno con una ladra. Che il nuovo è portato. Oh, meraviglioso di voi, la vostra amata Livia è casa mia. Ma voi, messere, dovete mantenere quella promessa. State tranquilla, Luigia, entrerò in casa senza l'antenna, al buio, come d'accordo. E poi è venuta vestita da uomo, per non farsi riconoscere, per non dare scandalo. Dovete mantenere questa promessa. Oh. E fate l'opera, presto, presto, perché se tornasse il marito sarebbe rovinato. Oh, prima di farle un dispiacere io mi farei strappare gli occhi. Da questa mia fronte. Oh, notte beatissima, a me più cara che l'immagine di Dio e delle anime sante. Andiamo, Aloisia. Oh, Aloisia, quante grazie mi rendo. Come mi conduci? Vai. Io mangerai quella vacca che ci fa mangiare a noi, servitori, tutto là. Prendila, prendila, un castellone che ha visto le cavalle e gli fa tanti inchini, tante signorie, ha promessa quella sporca fornata di far la pizza della vallata. Io invece tanto perché tutto va bene, me ne vado nella stanza dove mangiano gli editori. Se invece qualcosa andrà male, ho già messo l'anima in pace di andare alla forca. Ma non ci penso. Oh, che uomo terribile che sei! Oh, aspetta un attimo, stai quieta, fammi sentire quello che tu sei. Sì, pulci l'orecchia. Ah, lo porco! Che dice? Porca! Stacca!
Massimo. Poltrone traditore lo dice a me. Bene. Ruffiano e ladro a te, a Luigia. Vuol far scopare lei, abbruciare te e impicchiare me. Arrivederci. Io sono il più vituperato uomo del mondo e mi sta bene perché io mi sono così lasciato prendere in giro da una ruffiana e da un servo. Questa non è Livia, ma la moglie troia d'un fornato. E ora chi non riderà di questa burla? Siete stato voi che in sogno avete parlato d'amore. Il rosso è colui che mi ha vituperato. Sì. Dov'è? Dov'è? Sì, il rosso mi ha vituperato. Sì. E io per essere troppo buona ho preso questo bambino, Messere. Per Dio, Bianca. Sì. Che io la rifarti l'onore. No. Per vedermi, sto così mal d'amore, io fece questo consiglio, perdonatemi, Messere. Ma perché? Sono io il primo. Signor, no. Ah, per Dio, io voglio cambiarti proposito, sì, e ridermi per primo di questa così ladra burla e della mia pazzia. E mi sta bene ogni male, e tu, Aligia, hai fatto soltanto il tuo mestiere. Ahimè, che io sono stata tradita e portata lì per forza con questi padri del mio marito. Lo dici vero? Non mi dire! Ma che ti dici? Fermo, stai indietro! Tu sei vestito da femmina. E mia moglie, devo castigare, mi ha tradito! Commenti! Oh, Rivalda, e così sbagliamo la corna io che servo tutti i cardinali del palazzo! E che volevi che io faccia di quello che mi avanza che lo getti ai porci? Lasciatemi, non mi tenete, io la voglio scannare, si fanno le corna al collo! Via, via, lasciate questo coltello! Oh, sarebbe un peccato che questa commedia finisse in tragedia. Porcola, torna, state in pace! Che anch'io sono stato ingannato e voglio che a mie spese s'acconcino le inimicizie. Porca la torni, io gli perdono. E io farò quel che piace qui al mio signore. Mostrando sicurtà di maritata. Spagnoli! Spagnoli! Che rumore è questo? E fermato, siete voi fuori dai campi! No, abbiamo fatto un buco nel culo! Che succede? Sì, sì, sì! Ero vito, anzi era dentro al letto della famiglia. Stavo per infilare il filiguero nel secchio, cioè nel quadro e nel tondo, capito? Quando improvvisamente sono arrivato in spagnolo, mi ha fatto la sua. Dunque è vero che domine Dio aiuta i bambini e i pazzi. Essendo voi guasto, avete trovato in Roma chi parli contro. Messer sì! Messer Marco, quanta più fortuna che se avete avuto. Quanti vengono a Roma più acconciatamente di voi e poi, disfatti e fracassati, ritornano a casa tua. Qui non si può mente a virtù e a qualità ni una. Anzi, qui in Roma non si attende ad altro che a guastare gli acconci e rovinarli per sempre. Eccolo qui! Eccolo lì! È uno degli spagnoli! È lui ladro! L'assassino! Ecco! Questo è maestro André! Ma che maestro André? Questo è uno degli spagnolacci che mi hanno fatto un buco nel culo! Lo riconosco, le mafie! Non furia, messer Marco, non mi riconoscete? Sono maestro André! Ma che maestro André? Tira fuori la spada! Marco, rinfoderate la colpa! E ora fatevi innanzi tutti perché parlerò prima voi, messer Marco. Giusto, perché sono cortigiano io sono. Da cortigiano farete pace col maestro Andrea o spagnuolo, che lo crediate? Io fo pace. Io sono servitore della signoria morta. Buon fratello. Bravo! Ah, Ercolano, tu ripigliati la tua moglie per bella e per buona, perché le mogli d'oggidì sono tenute per caste quando le sono tante. E chi crede d'averla migliore, è proprio quello che ce l'ha peggio. A Luigi! Sì, messere. Io perdono te, perché non ti doveva credere, e per aver fatto ciò che s'appartiene alla tua professione. Messere, voi siete tanto generoso, ma io avrei per le mani, altro che Livia, una certa Lucrezia de Clavigia, buona di corpo, bella. No, tu non mi ingannerai per la seconda volta. Quella è una cortigiana di lusso, è la famosa mamma non vuole. No, 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 io non sono sicuro. Non mi perdonate! È lì! Sì, Rosso! Perdono anche te, perché sei greco e hai fatto tutto usando astuzia da greco.
E ora, amici, entriamo in casa e consumiamo questa notte in riso. E voi, moglie di Messer Ercolano, entrate in casa con Aloigia. E tu, Ercolano, prendi le cose per il verso giusto. Tieni più in considerazione le corna, perché le corna vennero dal cielo. E Mosè per primo le portò, e tutti le vennero. Di poi anche la luna è cornuta, e pur star lassù nel cielo, i buoi sono cornuti, e pur ci fanno tanto bene quando arano i campi per noi, eh? Non so tante cose, ma conosco tanti signori che l'hanno più lunga dei cervi. Ora io entrerò con vostra licenza. Messer Marco, si fa male. Voi siete troppo pericoloso con le femmine. Cercate di essere più savio, altrimenti vi faranno impazzire le male femmine. Io cercherò di stare in cervello con le ribalte, perché voglio fare un po' di reputazione, perché sono cortigiano io. E ora, signori, entriamo in casa e consumiamo questa notte in riso, che anch'io ho più letizia che io non mi pensavo. Gentile pubblico, se la favola è stata lunga, io vi ricordo che qui in Roma tutte le cose vanno per le lunghe. E se non vi è piaciuta, l'ho carissima, perché io non ho pregato che voi ci venisse. Ma se invece vi è piaciuta e avrete la pazienza di aspettare qui fino al prossimo anno, ne vedrete una ancora più buffa. Parola di Messer Parabola. Quasi una sessione di introduzione. Io a te se lo vi do.